Bene, buongiorno a tutti e bentornati su paolodetrane.it. Oggi vi faccio vedere qualcosa di... Oh, siamo con la X-Pro2. Sì, adesso sono circa 20 giorni, un mese più o meno che... Sto scattando con la X-Pro2, ci ho fatto diversi lavori e quindi mi sembrava il momento, mi sembrava giunto il momento di condividere con voi cosa ne penso e fare anche un po' di paragoni con la XT1 che ho venduto per comprare questa. Insieme alla X-Pro2 ho comprato anche questo obiettivo qua, è il 90 mm f2 di Fuji e devo dire che non ho mai fatto un acquisto migliore. È incredibilmente nitido con dei colori bellissimi e è come una droga, non riesco a smettere di usarlo. Ma una cosa alla volta, vediamo i 6 punti che secondo me fanno la differenza con questa X-Pro2. In che senso? Non so se voi siete possessori della X-T1 o se avete mai avuto tra le mani una X-T1. Io l'ho usata per un anno, mi è sempre piaciuta molto. Potete vedere qua il link alla video recensione che ho fatto della XT1, ma se avete visto i miei video sapete anche cosa penso della XT1, una bellissima macchina con dei limiti proprio strutturali, con dei limiti hardware, quindi c'erano piccoli problemi di autofocus, la macchina non era rispetto a una reflex super reattiva e vi devo dire la verità. Stavo per vendere tutto e investire sulla Panasonic GH4 e investire sul video fondamentalmente. Tra le altre cose, sto registrando con la G7 in 4K, poi ditemi qui sotto cosa ne pensate della qualità. Faremo un altro video probabilmente sulla G7 in particolare, vi dirò cosa penso della G7. Ma torniamo alla X-Pro2. Avevo pensato di vendere Fuji completamente, di passare a Panasonic, ma per fortuna, grazie a Dio, sono andato all'X-Tour a Firenze a vedere la nuova X-Pro2 e l'ho potuta provare con gli obiettivi, con diversi obiettivi, con tutta la gamma Fuji e questo ha fatto completamente la differenza. Dopo poche settimane ho deciso di vendere la XT1 e di prendere la X-Pro2. Perché ho preso la X-Pro2? Perché la XT2 non è ancora uscita, quindi a settembre prenderò anche quella. Ma una cosa alla volta. Vediamo la prima, la cosa più impressionante, la cosa che mi ha colpito di più di questa X-Pro2 rispetto alla XT1 è che finalmente è completamente paragonabile a una reflex in termini di velocità, di reattività, di hardware. È molto veloce, non c'è ritardo allo scatto, l'autofocus funziona molto molto meglio. Lo so che molti dicono che la qualità dell'immagine non è tanto diversa dalla XT1, ma io ho trovato anche un miglioramento nella qualità delle immagini. I 24 megapixel per me erano esattamente quello che ci voleva. Ok, non è un full frame, ma questo X-Trans 3, questo sensore nuovo che sta all'interno della X-Pro2 è davvero sorprendente. Quegli 8 megapixel per me, per il lavoro che faccio, fanno la differenza, mi permettono di poter ritagliare una foto se ce n'è bisogno senza ridurla troppo. Ma non solo, dopo averla provata, testata approfonditamente con questo obiettivo, che accettate, diciamo, prendete come dire, il pensiero per quello che è. Il 18-55 di kit è un ottimo obiettivo in rapporto qualità-prezzo, prezzo stabilizzato, funziona molto bene, ma la qualità delle immagini che escono da questo obiettivo, beh, sono di gran lunga migliori. Un bokeh meraviglioso, dei colori incredibili, una nitidezza. Ma non lo so, secondo me c'è una bella differenza con la XT1. Per quanto ne dicano gli altri, io ho notato una bella differenza anche nella qualità, dei RAW. I JPEG sono impressionanti, sono direttamente utilizzabili. Tanto è vero che l'ultimo matrimonio che ho fatto domenica scorsa ho scattato tutto in RAW più JPEG fine e sto post-producendo il matrimonio utilizzando
quasi tutti i JPEG così come sono, perché sono molto belli, si può cambiare lo stile attraverso i settaggi. Non farò una recensione tecnica, ne troverete quante ve ne pare, quante ne volete su YouTube, ma è proprio più come faccio sempre, è una recensione basata sull'utilizzo pratico della macchina fotografica. Stavo dicendo che i JPEG sono meravigliosi, si può cambiare, come sapete quasi tutti voi, lo stile del JPEG con le simulazioni delle pellicole, e escono fuori delle immagini davvero, 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 non so, direttamente utilizzabili. Io sono nettamente sorpreso. Già i JPEG della X-T1 erano ottimi, erano molto buoni, ma questi per me sono molto meglio. Bene, detto questo, devo affrontare l'argomento ISO. Proprio per l'appunto, siccome non ho ancora un flash dedicato Fuji che aspetto, che bramo disperatamente e dovrebbe uscire insieme alla X-T2, me lo auguro che mantengano la parola, comunque sì, uscirà con la X-T2 a settembre e non vedo l'ora in modo da poter vendere tutta l'attrezzatura Nikon con i flash e tutto quanto. Per adesso l'unica cosa che mi tiene ancora legato a Nikon sono i flash, è il sistema flash wireless di Nikon che è ottimo e nei matrimoni è molto molto comodo, ti permette di essere molto versatile. Ma proprio perché non ho un flash ho potuto testare questa macchina domenica passata in condizioni di luce davvero precarie perché era un matrimonio di sera, quindi ho utilizzato luce continua un pochino, ma tantissimo gli ISO alti, per alti intendo 6400, 12800, e devo dire che le immagini, non vi aspettate immagini perfette, non lo sono affatto. A 6400 ISO le immagini sono ancora molto buone, sopra i 6400 per il mio parere si perde in qualità, ma c'è un ma fondamentale, che la grana che si ottiene una volta attivata l'opzione che troverete nel menu è molto 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 simile alla grana della pellicola ed è molto piacevole da vedere, è davvero molto piacevole da vedere, soprattutto in bianco e nero ma anche a colori. Non è quell'idea di pixelato che si ha normalmente con le macchine digitali. Questo gioiellino fa un ottimo lavoro a bassi ISO. Ok, forse uno step sotto alla Sony AS2, eccetera, eccetera, ma guardate, io non ho davvero riscontrato problemi. Fuji non mi paga per dire tutte queste cose, non sono sponsorizzato, non è un video sponsorizzato, è semplicemente un video che viene dall'utilizzo che ne sto facendo ormai da un mese circa. Perché ancora lavoro con la X-Pro2 e una D800, l'ho appena detto per i flash, ma ormai ho deciso definitivamente che a settembre, non appena la X-T2 sarà disponibile, venderò la mia attrezzatura Nikon, tutti gli obiettivi, il parco obiettivi, i flash, la macchina fotografica per comprare attrezzatura completamente Fuji 10, 50, 40, 140, 18, 16, 55 vorrei prendere, mantenere il 90 mm e partire così. Probabilmente lo step successivo potrebbe essere il 35 mm, che è davvero un'altra ottima lente. Però ecco, il mio consiglio spassionato è non vi fermate alle lenti di kit, che sono molto buone, davvero molto buone, ma quando si passa a qualcosa di questo genere, ma anche al 42, al 35 mm, si può vedere tutto il potenziale di Fuji. In particolar modo in questo caso della X-Pro2, che è davvero sorprendente. Parliamo anche un attimo di video, ormai che ci siamo. La X-T2, come sapete, se non lo sapete, ve lo dico io, uscirà con la possibilità di filmare in 4K e con la simulazione delle pellicole anche nel video, e questa è una figata pazzesca. Con il battery grip ci sarà la possibilità di avere anche l'audio, quindi il jack audio direttamente nella macchina fotografica, e questa è un'altra figata pazzesca. Ma questa piccolina qua fa un video in HD, Full HD, totalmente utilizzabile. Non c'è l'altra cosa che verrà con la X-T2, è un profilo colore, diciamo, di log, F-Log, non so come si chiamerà, comunque diciamo RAW,
non so come dirlo, adatto al color grading pesante in post-produzione. Questa non ce l'ha, però io devo dire che fa dei video più che decenti, anche se l'autofocus nel video soffre un pochino rispetto alla X-T2, che invece si dovrebbe proprio differenziare per quel motivo lì, per l'autofocus molto molto più reattivo. Qui a livello fotografico l'autofocus è impressionante il lavoro che Fuji ha fatto per migliorare dai difetti che la X-T1, per i limiti, non aveva difetti, per i limiti che la X-T1 aveva. Cosa c'è da dire? Quello che mi piace meno, quello che non mi piace per niente è questa cosa qua. Scusate, ma è un obiettivo manuale, non posso mettere a fuoco, ma questa cosa qua, la ghiera degli ISO, è davvero noiosa. Spero che con un aggiornamento firmware Fuji possa fare un upgrade per poter spostare la selezione degli ISO anche su una delle ghiere, che sono tutte e due davanti e dietro personalizzabili. Potete assegnare delle funzioni, le funzioni che preferite a ognuna delle due ghiere, quella frontale e quella posteriore. Tutti i tasti sono personalizzabili, Fuji ha fatto un ottimo lavoro e questo joystick, questo piccolo joystick qua, vi farà impazzire. Vi dà la possibilità di scegliere il punto di messa a fuoco in modo davvero davvero pratico. Finalmente qualcuno ha pensato di fare un joystick dedicato allo spostamento dell'area di messa a fuoco. Una figata. L'altra cosa che invece non mi piace è lo schermo. Non ho niente contro lo schermo in sé, che è meraviglioso, ma vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, anche se Fuji ha dichiaratamente scelto di realizzare la X-Pro2 con uno schermo di questo tipo, cioè non articolabile, fisso, non touchscreen, proprio per differenziare questa dalla X-T2, che invece sarà più adatta a chi fa video e a chi fa foto, per esempio, di natura. La X-Pro2 e quindi ha bisogno di, diciamo, abbassarsi, fare inquadrature strane, dove avere lo schermo che si gira, che si regola o che si apre in avanti è sicuramente un vantaggio. La X-Pro2 è dichiaratamente per diciamo, il reportage, ma non solo. Io ho fatto dei lavori in studio di una qualità sorprendente, quindi ritratto, ho lavorato con flash da studio, funziona perfettamente, nessun problema con i trasmettitori Yongnuo che già utilizzavo sulla X-T1. Bene, io credo di aver detto tutto e credo di aver parlato super veloce per tenere condensata la durata di questo video. Se avete delle domande, se avete delle curiosità, se volete sapere dettagli, non limitate le vostre dita e scrivete qua nei commenti. Sarò lieto di rispondere a tutte le domande, alle quali potrò rispondere. Ve la consiglio? Sì, ve la consiglio. Credo che questo è il miglior acquisto che ho fatto negli ultimi 5-6 anni. Davvero sorprendente. Vi voglio dire un ultimo aneddoto. Domenica al matrimonio, per la prima volta nella mia vita, preferito scattare con questa rispetto alla D800. Mi sentivo più a mio agio, più sicuro con questa rispetto alla D800, e questo è tutto, dire. Bene, spero di essere, stato esaustivo e di esservi stato anche utile. Resto a disposizione, ci vediamo nel prossimo video, probabilmente con la G7, probabilmente con la X-T2, probabilmente con una recensione su questo ragazzino qua, non lo so, chi lo sa. Se volete qualcosa in particolare, chiedete nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale, fare mi piace sulla pagina che trovate nel link in descrizione, seguitemi su Instagram, su Beam, su Snapchat, su quello che volete. Ciao, al prossimo video.